Ciao a tutti e bentrovati in Affinity Dog. Oggi rispondiamo a un'affermazione ricorrente. Quando siamo sul divano riempio di baci il mio cane. Ma gli piacciono davvero? Partiamo mettendo un paletto veramente saldo. Le cure epigenetiche tra uomo e cane sono diverse perché sono diverse le età evolutive. Per fare un paragone un po' strano, possiamo dire che un cane di 3 mesi è come se fosse un bambino di 4 anni. Come ben capite, le fasi nel cane sono molto più veloci perché l'arco della vita purtroppo è ben più corto e quindi i modi di dimostrare affetto cambiano nel tempo ed anche molto velocemente. L'uomo per comunicare il suo affetto ha bisogno del contatto fisico trasmesso mediante il bacio, mediante le carezze e tenendo in braccio il proprio figlio. La mamma con il bacio instaura un contatto visivo e fisico con il proprio piccolo e tutto ciò assume un senso di accoglienza e di protezione caratteristico del ruolo genitoriale. Il cane per comunicare affetto ai propri cuccioli usa modalità diverse, ma non di certo il bacio. La mamma lecca il cucciolo, lo accoglie nel proprio corpo per dimostrargli accoglienza e protezione. Come possiamo notare, sono due modi diversi di comunicare il proprio amore. Questo però non vuol dire che il bacio non possa essere accettato dal cane, a patto che sia associato chiaramente allo scopo di comunicare affetto. La mamma attraverso il bacio acquisisce batteri del proprio bambino e mediante l'ingestione questi vengono depurati per poi essere trasformati in sostanze nutritive da reimmettere nel corpo del bambino con l'allattamento. La stessa cosa avviene con i cani mediante il leccamento. Durante le interazioni uomo-cane capita spesso di vedere i proprietari che baciano i propri cani e gli stessi che scappano perché vedono questa dimostrazione come un'invasione dei loro spazi vitali. Non dimentichiamoci che i cani sono maestri nell'esercitare la comunicazione mediante le distanze. Associamo il momento del bacio a vocine affettuose, come per esempio ciao amore mio o ciao bel patatino, ed accompagniamo queste parole con un bacio sulla fronte. Probabilmente con questa dinamica il nostro cane associerà il bacio con l'affetto, ma se non dovesse essere così, smettiamo immediatamente per non creare malintesi comunicativi. La maniera corretta di dimostrare affetto al cane è accarezzarlo nelle zone del corpo deputate a questa tipologia di contatto, come la pancia, il petto e la schiena. Facciamo tutto ciò magari portando il muso del cane verso le nostre ginocchia. Rimaniamo sempre nel contesto che tutto ciò che facciamo deve rispettare la natura del cane e non il nostro pensiero diverso dal suo. Continuate a seguirci sulla nostra pagina Facebook affinitydog.educazione cinofila, sulla nostra pagina Instagram affinitydog.educazione cinofila. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale YouTube cliccando sulla campanella. Vi saluto e alla prossima.